perché molti psicanalisti, proprio in questo periodo, non gli in particolare di Lacan, cito l'esempio dei calcati da cui sono ripreso un po' le cose che vi arrivo oggi, sì, ci dicono invece che questo è il tempo della perdita del desiderio. Cioè noi viviamo fuori dal desiderio, ma allora non è possibile. Da un lato viviamo tutte le serie di pubblicità che ci dicono prova piacere, fai quello che vuoi, desidera intensamente, sogna, e dall'altro alcuni psicanalisti che dicono questo non è più il tempo del desiderio, o il desiderio è morto. Allora, questo è un po' lo stimolo per cui questa sera ci confronteremo e cercheremo soprattutto di fare che cosa? Di capire un po' la differenza tra queste parole: desiderio, libertà, sogno, autonomia, cioè tutte quelle parole che noi diciamo continuamente, ma che hanno perso il vero senso e il significato etimologico della parola. Quindi faremo un viaggio dentro questo, sperando che alcuni punti interrogativi uscendo ci affideranno al desiderio della ricerca, della conoscenza, e altri punti interrogativi, facendo un forte confrontati insieme, rivolgendoci alcune domande, potranno un po' sciogliersi e darci un po' di chiarezza. Ok? Questa è un po' la premessa. Detto che, vedo che qualcun altro non arriva, siamo pronti, saliamo in barca e iniziamo a desiderare. Metaforicamente però, andiamoci piano. Allora, io comincerei da questo, perché abbiamo detto le parole hanno un senso, hanno un significato, e in questo gli psicanalisti sono stati molto attenti a dare il vero significato, il giusto significato alle parole, riprendendole dall'etimologia antica. Allora, la prima parola che incontriamo questa sera è il desiderio. Cos'è il desiderio? Chi è che desidera? Nel De Bello Gallico, il famoso libro, no, di Cesare, si parla di desiderantes. Chi sono i desiderantes? Nella Gallia di Giulio Cesare erano quelle sentinelle che di notte sulle palizzate, no? C'era la palizzata del confine fra i Romani e i Galli, aspettavano la sera della battaglia, quindi la sera dopo, che alcuni soldati superstiti che erano andati a combattere tornassero, e quelli erano i desiderantes. E dite, ma che cosa c'entra? C'entra col fatto che in questa radice, in questa prima definizione, chi desidera, cioè le persone che desiderano, sono persone che sono in attesa, cioè aspettano qualcosa che arriva. E vedete, questa è una prima differenza con un'idea sbagliata invece che nella nostra società abbiamo dato al desiderio. Uno che ha desiderio è uno che fa, è uno che va, è uno che costruisce. Tanto che ad esempio oggi il desiderio è scambiato con motivazione. Io voglio raggiungere una cosa, ho un obiettivo, e alcuni dicono ho un desiderio. No, quello non è desiderio, quello è motivazione. Cioè quando io scelgo di raggiungere un obiettivo, a volte questo avviene a scuola, no? Pensare agli insegnanti che dicono diamoci questo obiettivo, entro il prossimo mese i nostri alunni devono saper fare questa cosa. Stanno lavorando sulla motivazione per raggiungere un obiettivo, ma questo non ha a che fare con il desiderio. Perché se ancora più, facciamo un passo indietro nell'etimologia, desiderio, desidera, cioè sidere, stelle. Chi desidera si mette a guardare le stelle, cioè lascia, si perde, esce un po' da sé e lascia che qualcuno gli indichi la via. E solo che c'è il de davanti, no? Che spesso è privativo. E cosa significa desiderare? Perdere la strada. Perdere la strada giusta che le stelle hanno detto per me. E ti chiedo perplessi, ma dopo entriamo nelle cose, come dire, quelle un po' più semplici, però da questo punto vorrei partire. Perché se il desiderio è la capacità di perdersi, cioè è la capacità di abbandonarsi, è la capacità di non sapere bene quello che sento e che cosa voglio, significa che il desiderio non abita la razionalità o la logica, ma abita, direbbero gli psicanalisti, l'ex o l'inconscio. Cioè i veri desideri, quelli che abbiamo, i veri desideri profondi che ciascuno di noi ha, abitano non la testa, cioè non li sappiamo dire.
ma li riconosciamo in che modo? Attraverso la sensorialità. Cioè, ricominciamo a pensarci, quanti di voi magari dicono, ma non so bene, ma è un po' di tempo che mi viene in mente una passeggiata in montagna, è un po' di tempo che mi viene in mente quella cosa, quel bosco là. Ecco, potremmo dire che questo è l'inizio del desiderio, cioè qualcosa a livello di sensazione mi accade. E non è che io dico, oh, voglio proprio andare a fare una passeggiata in montagna, oh, voglio proprio fare questa cosa, ma comincio a sentire delle cose che mi accadono. Quindi, prima cosa che possiamo dire, il desiderio non abita la ragione, ma abita le nostre sensazioni. E vedete, questo è uno dei motivi per cui, ne parliamo un po' qua, questo è uno dei motivi per cui spesso, nei lavori, anche di causa, come nei corsi che facciamo, aiutiamo le persone a fare che cosa? Non a ragionare su quello che vogliono, ma su quello che sentono, perché il desiderio è qualcosa di difficile da riconoscere. E perché è così difficile da riconoscere? Perché noi viviamo in una società dove il desiderio, dicevamo prima, è stato annientato. Cioè, da che cosa è stato sostituito il desiderio? Dal godimento. Facciamo un passo indietro. Chi di voi ha dei figli o è stato figlio? Se è stato figlio, più o meno tutti, presumibilmente, insomma, no? La decisione della vita. Che cosa si è sentito dire? Anima, dovere, e poi il piacere. No? Quindi dice, quante volte l'ho sentito dire? Cioè, noi veniamo da una società, da una cultura, che prima ci ha detto cos'era giusto fare, la legge, cos'era giusto fare. Poi ci ha detto, e se rimane il tempo, dopo che hai fatto i compiti, puoi mangiare il gelato. Dopo che hai fatto i compiti, puoi guardare un po' di più. Che è un po' quello che ancora oggi ogni tanto con i figli proviamo a fare. Ma in questo mondo qua non funziona più. Perché nella società attuale, che Lippo Vetri definisce la società dei turboconsumatori, cioè bisogna fare, bisogna provare il piacere, questo motto, prima il dovere, poi il piacere, è stato sostituito da che cosa? Da un'altra frase. Bisogna provare piacere. Cioè la vita, se non ha piacere, è una vita stupida, è una vita senza senso. Cioè come se il valore fondamentale non è più riconoscere i propri desideri, capire chi sono, entrare in contatto con me, ma il compito sempre della modernità è quello di dire devi provare piacere. Se non provi piacere non sei un uomo moderno. Non è a caso che questo che cosa ha determinato la nostra cultura? L'avvio di tutta una serie di attività legate al finto benessere dell'individuo. Non è una critica tecnica contro i centri estetici, i centri benessere, no, perché ci vanno anche ogni tanto quando gli ormoni dello stress si fanno sentire, ma ci ha messo fortemente l'idea che senza piacere la vita non ha senso. E questa cosa è una cosa estremamente moderna. Pensiamo ad esempio, benissimo, a quello che accade ai giovani, no? Cioè se la serata non produce adrenalina, se non produce eccitazione, se non produce godimento, cosa avete fatto? Niente, si annoiano. Non solo ci si, come dire, la modernità, dico dei filosofi che hanno studiato questo tempo, si è fermata qua, è andata oltre. Dal prova piacere, perché senza piacere la vita non ha senso, si è trasformato in un dovere. Cioè, devi godere. Quindi vedete il passato, questo è avvenuto negli ultimi 20 anni più o meno. Cioè, da prima dovere col piacere, ma devi assolutamente provare il godimento. E il godimento che cos'è? L'opposto del desiderio. Perché se il desiderio è quello, guardare le stelle e cercare di intuire cosa mi stanno dicendo e perdermi, provare a buttarmi in un'esperienza senza sapere che cosa accadrà, perché questa è la caratteristica del desiderio. Nel desiderio non so cosa succederà, intuisco che andare in montagna può essere una cosa che mi fa bene, mi piace, ma non so che cosa accadrà. Quindi mi butto in un'esperienza nuova. Il godimento è di tipo invece narcisistico o di tipo autoridefinente. Alcuni pensano immediatamente, ad esempio, all'uso di sostanza dell'alcol, quello è un godimento vuoto. Cioè, ho bisogno di dare eccitazione al mio corpo.
ma pensate ad esempio alle natalie, che oggi sono le sex addiction, no? Cioè le problematiche sessuali dove si ricerca costantemente un'ipereccitazione, no? Che cosa sono? Tutti fenomeni derivati dalla paura di ascoltarmi e dal bisogno che finché mi gratifico, finché godo, finché sento intensamente qualcosa, mi sento vivo. Tanto che oggi noi abbiamo scambiato l'essere vivi con il sentire intensamente. Non è a caso che quello che spesso noi lamentiamo nella società moderna, che spesso accade come pedagogista nei bambini, piuttosto che nelle consulenze con i genitori o anche in alcune consulenze di casa, che cos'è? È proprio questo. Il fatto che il bisogno di godimento ha fatto scomparire la ricerca di senso. Cioè, è come se io mi chiedo che cosa è importante per me, ma mi chiedo che cosa mi farà felice. Ma di che felicità parliamo? Non quella degli antichi, che dicevano la felicità è come una farfalla che si appoggia sulla mia spalla. Si appoggia sulla mia spalla quando io smetto di cercarla. Cioè, la felicità non è qualcosa che io possiedo, esattamente come il desiderio. Non lo posso possedere, posso essere abitato dal desiderio. Mentre quello che accade è in consulenza, sempre più corsi, che in psicoterapia, non si vede nei gruppi di crescita, è come faccio ad essere felice. Non è a caso, io continuo un po', voi interrompetemi quando divento noioso, perché lo avevo accennato un po', che a differenza dell'altra volta, dove siamo stati più sull'esperienzialità, questo è un tema un po' più filosofico e proviamo insomma a stare un po' nelle riflessioni alte, ma poi cerchiamo anche di dare concretezza a questi aspetti. Dicevo, alcuni filosofi definiscono l'uomo moderno uomo ludens o uomo felix, cioè l'uomo del gioco che ha perso la serietà, uomo ludens, cioè che trova il suo senso nel giocare a vuoto, ed è un gioco un po' autoerotico che non mi mette in relazione con gli altri, mi tiene da solo. Uomo felix, cioè l'uomo che ricerca la felicità, ma che non è la felicità nel senso profondo, è la felicità del godimento. Quindi da questo spartiamo a una serie di riflessioni, perché se noi vogliamo capire il desiderio abbiamo una strada per vedere. Se invece accettiamo che la modernità ci mette nei bisogni al posto del nostro desiderio, dobbiamo prendere un'altra direzione e vediamo poi nella nostra vita quale delle due abitato prendiamo. Anche qui facciamo degli esempi, o meglio, ritorniamo sempre all'origine delle parole. Il desiderio, che è il grande tema di questa sera, dicevano i greci, è indistruttibile, cioè non può sparire, ed è innato dentro di noi. Quindi ci abita profondamente, quindi tutti noi siamo capaci di desiderare. E dicevano anche, il desiderio si risveglia attorno più o meno all'adolescenza, quando arriva il risveglio del daimon. Cos'era questo daimon? Il daimon, eudaimon, un demone, è quello che arriva nell'adolescenza, che è quello che ci comincia a far fare delle cose strane. Vado molto bene a scuola, ma a un certo punto non mi interessa la scuola, comincio a fare dell'altro. È quello che ad un certo punto, mentre io sono molto buono, tranquillo e calmo, si risveglia e improvvisamente i nostri figli cambiano, no? Naturalmente il filosofo non è spiegabile scientificamente, ma è qualcosa che accade, cioè che risveglia il desiderio. Risvegliando il desiderio posso cominciare a domandarmi dove la vita mi sta portando. Perché questo è importante? Beh, perché vedete, è l'opposto dell'altra direzione. Perché qua mi succede qualcosa che io non so bene che cos'è e posso solo affidarmi al mistero e alla possibilità che qualcuno mi aiuti a domare il mio demone. Cioè, se io posso ascoltarlo, capirlo, riconoscerlo, potrò costruire il senso della mia vita. Il mio desiderio è occuparmi degli altri. Ad un certo punto della mia vita mi è capitato di cominciare a sentire questo forte desiderio di fare qualcosa che mi avvicinasse agli altri, l'attivazione del desiderio. Mentre nel godimento, l'udens, nel
l'altro tipo di godimento, l'altra tratta, che cosa accade? Che io ho bisogno semplicemente di soddisfare il mio io e la mia identità, cioè ho bisogno di rassicurazione. Faccio questa cosa così dopo mi sentirò più importante. Faccio questa cosa perché così dopo sarò soddisfatto di me. Quindi, prima differenza o seconda differenza importante, il desiderio abita il sé profondo e la sensorialità dell'essere umano. E difficilmente, se noi non abbiamo, come Dante con Virgilio, una buona guida, difficile che l'adolescente, il giovane adulto, lo stesso bambino possano entrare in contatto con il desiderio. Anche perché abbiamo detto, questa è la cultura che uccide il desiderio, è normativa, è estremamente competitiva, non si occupa dell'individualità profonda del soggetto. Quindi se io parlo di desiderio, bisogno che una guida mi accompagni a conoscermi, a sentirmi. Mentre se io parlo di godimento, non sto più parlando il sé o l'ex, come le chiamavano psicanalisti, cioè il dubbio profondo, ma parlo dell'io, cioè della mia identità. E con l'identità è difficile che noi andiamo da qualche parte. Cosa voglio dire? Fa diceva una cosa molto semplice, quando diceva le persone vogliono risolvere un problema senza cambiare niente di sé. Allora, vedo che è interessante, è una delle cose importanti che dicevi. Che diceva tutti noi vogliamo raggiungere delle cose senza modificarci. E quante volte lo sperimentiamo nel nostro quotidiano questo? Io vedo tanti genitori e tanti bambini vengono in consulenza e dicono mio figlio non obbedisce piuttosto che non sta buono. Non è che arrivano proprio a dire me lo cambia, perché non è che insomma, possiamo fare il baratto. Oddio, qualche volta accade anche questo, no? E dice, non è che ne ha uno di ricambio, no, guarda, purtroppo non è possibile. Dico, che cosa dicono? Voglio cambiare o risolvere questo problema, voglio risolvere questo problema, ma non voglio cambiare niente di me. E questo è il mito di una falsa identità. Quando sono gli altri che devono cambiare, quando noi vogliamo rimanere sempre uguali a noi stessi, non possiamo vivere il desiderio. Perché il desiderio, come diceva Heidegger, abita la possibilità di essere per la morte. Cioè, se io voglio cercare di seguire il mio progetto profondo, il mio senso profondo di vita, devo essere disposto a perdere qualcosa, a perdere una parte di me, a lasciar morire una parte di me. Oggi, prima di venire qua, in consulenza una mamma diceva, io sono molto rigida. Okay? E mi accorgo che questa rigidità non sta aiutando mio figlio a crescere in modo con una buona emotività. E quindi che cosa dice questa mamma? Forse che ha già fatto un po' di percorso, che ha fatto qualche corso di counseling piuttosto che altro, e dice per aiutarlo a cambiare ho bisogno che io lascio un po' morire la mia rigidità. Cosa avviene ad esempio a scuola oggi per gli insegnanti? Esattamente questo, il mondo è cambiato, gli adolescenti che arrivano a scuola sono estremamente complicati, che non vanno più a scuola per imparare delle cose, ma semplicemente per buttare le bombe della loro vita che ha qualche buco. Cioè, oggi, differentemente dal passato, non a caso la scuola non è più chiamata istituzione formativa, ma sempre più è chiamata istituzione per la promozione del benessere. Perché questo cambiamento? Perché ci si accorge che a scuola oggi si va poco per imparare a fare delle cose. Spesso i ragazzi vanno a scuola e buttano le loro bocche, cioè buttano le difficoltà. Hanno bisogno che qualcuno li veda, li riconosca e li aiuti a superare qualche difficoltà. Anche qui, se alcuni insegnanti sono molto rigidi e sono rimasti legati a un'idea dell'educazione molto del passato, molto normativa, dove io dico e tu fai, difficile che questi insegnanti possano capire che cosa succede a questi adolescenti, come aiutarli. E se non modificano un po' della loro rigidità, rischiano che vanno in burnout. Perché vanno in burnout? Perché se anche hanno tutte le ragioni del mondo, per cui un ragazzo a scuola, per esempio, dall'altro giorno, non deve insultare un insegnante, siccome a scuola si portano le ferite, quello continuerà a farlo. Allora, o l'insegnante modifica la sua struttura di pensiero e dice non va bene questa cosa, però comincia a fare i conti col fatto che questo mi provoca,
perché se rimane sull'idea rigida, dall'altra parte incontrerà soltanto un muro. Chiaro un po' questo esempio, ma ritorniamo un po' da noi. Interrompete, fate pure domande, che sia un po' un dialogo, però qualche altro stimolo lo dobbiamo avere. Ok, la lettura vedrete, ma è l'emblema, dal mio punto di vista, dell'idea un po' che ha per me il desiderio. E dice così, il racconto è una paginetta molto, molto breve. Il vecchio che vive con quattro favori nella cabana isolata a 4 km da Fraghetto, che è un paesino vicino a Tenaviti, dice che la sorgente della Vecchia, non ancora scoperta, è un prato d'erba sempre in ombra che sgocciola continuamente rugiada, così da formare il primo velo d'acqua del torrente. Allora io sono corso a cercare il prato sulla groppa bassa del Monte della Fuca, come mi aveva indicato quel vecchio. Quando finalmente sono arrivato al limite di questa distesa di erba, salendo su, mi si è cancellata la memoria. Sembrava che il tempo avesse una cadenza diversa, anzi, il tempo sembrava che avesse una cadenza capovolta. Infatti, io ero partito all'alba e mi trovavo nella luce del tramonto. Allora siedo su una roccia e vedo i piccoli bagliori delle gocce di rugiada su quel gruppetto di germogli secchi. Un mare di lucciole che squagliandosi si ricreavano. Un terreno compatto era coperto da una pelle lucida e ghiacciata per mancanza di sole durante tutte le ore del giorno. Così le gocce di rugiada non affondavano in un terreno morbido, ma raggiungevano rapidamente le fessure dove si forma la prima lingua del fiume Marecchia. A ognuno di noi può capitare di arrivare in qualche posto dove si avverte la sensazione di aver raggiunto un punto conclusivo. L'incontro con quel prato d'erba carico di rugiada mi ha dato quella sensazione. Per leggere questo, se il desiderio sensoriale è riconosciuto dalla nostra sensorialità, credo che questa pagina racconta più di altre la definizione poco logica ma molto specifica di che cos'è il desiderio. Qualcuno mi parla di qualcosa, ho una voce, sento, che mi dice di andare da qualche parte, ma io non so bene dove. E sono anche fuori dal tempo, vedete, parto all'alba, ma arrivo al tramonto. E io ho idea di incontrare qualcosa, perché tutti noi, ecco l'immaginazione di cui parlavi, quando abbiamo un desiderio ci immaginiamo qualcosa. Sorgente, immagino una fonte, immagino qualcosa. Ma quello che accade è un po' diverso da come me l'ero immaginato. E l'esperienza che ho è l'unico modo che io ho per riconoscere ciò che ho fatto. E ad un certo punto, vedete, la testa si spegne, si cancella dalla memoria. Cioè, non c'è più memoria, ma c'è soltanto corporeità. Perché questo un po' è il tema del desiderio portato un po' qua anche stasera? Perché nel nostro lavoro, quello che noi facciamo, è quello di aiutare le persone a riabitare il proprio corpo. Lui diceva, la più grande paura non è quella di morire. Cioè, la più grande paura che dobbiamo combattere non è la paura della morte. Perché questa è una paura molto naturale. E lui diceva, la paura più grande è quella di sentirsi vivi, di sapere che siamo vivi. E il desiderio è una di quelle esperienze che in quel momento ci danno la sensazione dell'essere profondamente vivi, attraverso questi elementi che non sono logici ma sensoriali. Cos'è la sensorialità? Ad esempio, è quello che il mio sistema è chiamato il tempo della sensorialità. Ci sono persone che hanno spento la capacità di sentire. Ad esempio, se io nella mia storia ho avuto molta paura, ho imparato a congelare il mio corpo, a trattenere. Quindi ho sviluppato poca sensorialità motoria. Boadella dice, un bambino che ha perso la libertà andrà velocemente verso la nevrosi espressiva. E vedete, cos'è questo? È il passaggio dal desiderio al godimento.
Cioè, finché io ho il contatto con me, con la mia libertà, sono dentro il mio desiderio, posso continuare a cercare quella fonte. Ma se io ho perso la mia libertà espressiva attraverso un'educazione molto rigida piuttosto che attraverso altre modalità, non ho più libertà, non ho più desiderio, allora sento solo impulso. E questa è un'altra distinzione: il desiderio non ha a che fare con l'impulso, sono due cose diverse. L'impulso è quell'agito che arriva dalle viscere ma ci fa agire immediatamente per soddisfare il godimento. Fare un danno, no? Rabbia, ti do un pugno, agisco l'impulso. Ma nel bambino, quando viene interrotto il contatto con la propria individualità, con la propria coscienza, con il proprio desiderio, ecco che scatta la nevrosi del godimento. Cioè, ho bisogno continuamente che ci sia qualcosa che mi fa star bene. E questo lo vediamo nella nostra modernità. Lo vediamo quando un bambino guarda continuamente la TV, perché che effetto ha la TV? Passivizza. E se passivizza, io non ascolto più me. Questa non è una critica, la TV, io la guardo anche. Ma mi passivizza. Cioè, non ascolto più le mie sensazioni interne, la mia sensorialità, ma lascio che qualcosa dall'esterno, passivizzandomi, mi dica cosa sentire. E allora un po', e quindi torna l'altro tema, quello che cerchiamo un po' di fare nel nostro lavoro di consulenza individuale, di gruppi di crescita, di formazione in gruppo, è risvegliare questo tipo di ascolto di sé. Perché se non risvegliamo questo, noi finiamo per vivere la vita di qualcun altro. Finiamo che per paura di essere vivi, siccome essere vivi è sentire, avere sensorialità, ma io più sento, più come nel desiderio, se mi abbandona l'ignoto, ho paura. E allora me ne sto fuori tranquillo e lascio che il mondo mi dica come vivere la mia vita. Cioè, lascio che il mondo possa uccidere il mio desiderio, perché per lui è più semplice vivere dentro il godimento. Lo conosciamo, ci ridefinisce e ci lascia tali quali. Solo che poi un po' nella nostra vita al termine non possiamo fare quell'esperienza di desiderio dove anche a 80 anni uno può camminare fino alla sorgente delle pareti. Ma rimaniamo nella domanda che spesso in consulenza incontriamo: che senso ha avuto la mia vita? Che senso ha la mia vita? Perché quando noi non abitiamo noi stessi il nostro corpo, queste domande che la modernità ci ha illuso di poter spegnere, in realtà, perché ci ha illuso di poter spegnere la modernità queste domande di senso profondo? Perché se io mi diverto, se io godo, se io agisco, se sono in ipermovimento, diciamo, se agisco, non ho vita riflessione e quindi non ho bisogno di domandarmi se sto bene, se mi piaccio, se la mia vita in questo momento mi piace, se c'è qualcosa che voglio incontrare. Cioè, non mi permette di andare oltre. E questo è l'ultimo tema, un altro piccolo stimolo, poi ci fermiamo così possiamo un attimo condividere e riflettere insieme. Legato all'effetto del desiderio. Qual è l'altra grande caratteristica del desiderio? Ci porta fuori da noi. Esattamente come accade un po' nell'innamoramento. Quando noi ci innamoriamo, e alcuni psicopatologi dicono che l'innamoramento è una malattia, e hanno ragione, perché accade una cosa, cioè non tutti hanno abbastanza ragione, per un motivo molto semplice, perché nel nostro cervello, quando noi ci innamoriamo, le zone che vengono irrorate, cioè più attivate nel nostro cervello, sono le stesse zone che sono attivate quando io ho un disturbo ossessivo compulsivo. Cioè, cos'è il disturbo ossessivo compulsivo? Il gas. Ok. E nel temporamento che cosa c'è nella fase iniziale? C'è il disturbo ossessivo compulsivo, l'altro. Cioè, non ci vediamo stasera, no, ho bisogno di te. Cioè, si attiva il bisogno, tanto che molti temporamenti nascono proprio da questo, no? Dal tema del bisogno. Ma accade una cosa evolutiva. In un buon innamoramento accade che quello che noi sentiamo è simile al desiderio, cioè ci porta fuori da noi. Dato che qual è la definizione di buon amore? L'idea che l'altro sia felice, non sono felice io, ma che l'altro stia bene. Vedete che cos'è? Esattamente come nel desiderio, si attiva la possibilità che qualcosa di più grande di me accade, io esco dai miei bisogni piccoli e mi affido di dono alla relazione. In questo caso mi porta fuori.
Allora, lavorare sul desiderio, anche nei corsi di formazione, o nella terapia, piuttosto che nella consulenza, cos'è? È rieducare la persona a uscire da sé. Noi siamo, in questa società moderna, ingabbiati dall'identità, no? Questo non smetto mai di ripetere, dall'identità e dall'io. C'è qualcosa di io. Avete presente la canzone di Gaber, no? La parola io, funziona esattamente così. Con una differenza che nel bambino che dice io, sta cominciando a sentirsi, l'adolescente che dice io si oppone, e Gaber diceva, però quando diventiamo adulti, che continuo a usare la parola io, vuol dire che sono ingabbiato da un disturbo narcisistico, cioè ci sono io e non mi interessano delle relazioni. Allora, perché questo tema è importante? Perché la nostra cultura deve ritornare al desiderio, perché solo il desiderio, come il buon amore, ci porta fuori da noi e ci permette di incontrare l'altro, mentre nel godimento io non incontro l'altro. Alcuni autori dicevano, per entrare nel condizioni per non far troppo tardi e per citare, non c'è alterità, nel condimento non c'è alterità, l'altro è un oggetto che deve soddisfare me. E questo ce ne accorgiamo dove? Ce ne accorgiamo ad esempio dello sposo, piuttosto che tutte quelle esperienze di dipendenza affettiva, dove l'altro è un oggetto che mi serve, tanto che se non c'è, devo eliminarlo. Che la sua presenza mi genera mancanza, noi siamo un popolo non più abituato a sostare nella mancanza, cioè nella mancanza non ci possiamo più abitare e quindi devo eliminare, questi sono ad esempio gli omicidi passionati, no? O come purtroppo qualche giorno fa nella mia zona è accaduto fra due ragazzi dove lo ha lasciato, non voleva ritornare, quindi l'ha presa, l'ha buttata la cavalcavia e forse buttata qualche giorno, no? È un po' per questi casi sono piuttosto purtroppo frequenti. Perché? Perché non c'è più la rieducazione alla mancanza, perché la mancanza misura il desiderio. Quindi un'altra piccola indicazione: come distingo nella mia vita se sono nella logica del desiderio o nella logica del bisogno, nella logica del desiderio o nella logica del godimento? So stare nella mancanza, so stare nel dubbio. So, e qui ritorno a quello che giustamente il Signore diceva prima, so stare e sospendere qualcosa, perché se io non so sospendere, non posso minimamente ricontattare il desiderio. Che cos'è a volte una terapia o un buon percorso di causa? Un tempo per sostare. Poi questo lo diceva bene, no? Anche se fortunatamente il mondo è molto cambiato. Quando lui iniziava le psicoterapie, le psicanalisi, no? Si chiamava, diceva, mi raccomando, finché noi facciamo terapia, non prendere nessuna decisione importante nella tua vita. Oddio, a quel tempo si poteva fare, oggi fortunatamente no, anzi, oggi si va a volte in terapia per prendere una decisione, perché nella scomparsa del padre terapeuta di cui parlava Lacan, cioè non so bene cosa è giusto o no, vado da un terapeuta, vado a un counselor, parlo per capire cosa è giusto. Ma che cosa diceva proprio con questa azione? Cosa invitava la persona a fare? A sostare. Decidere è recidere. Quando io ho un problema e voglio velocemente decidere, sto decidendo, cioè recido una delle due parti, non mi do la possibilità di scegliere, perché scegliere è molto diverso da decidere. Nella decisione fra due cose io recido una, nella scelta io vado oltre quel conflitto per conoscerlo. E questa volta è lo spazio della consulenza, a volte questo è lo spazio dove abbiamo bisogno di conoscerci. E insieme a questo, un buon percorso di causa, quindi anche un'altra cosa, e questo Lacan lo diceva bene, ma anche gli autori che si occupano della biosistemica, cioè del lavoro psicocorporeo, che dicono che una buona terapia, una buona consulenza di causa, è il luogo per rieducare la persona alla vita, cioè per risvegliare la vitalità. Poi ogni approccio lo fa a suo modo. E la cagnana, attraverso sedute dove si lavora sul vuoto, sulla mancanza di senso, eccetera, eccetera. A livello psicocorporeo, quello che stiamo cercando di portare qua, in che modo si fa? Ad esempio sulla riattivazione della vitalità della persona. Quando attraverso alcuni esercizi anche corporei, più energetici, si lavora un po' scalciando, battendo, oppure, come diceva lui, attraverso la voce, urlando, noi stiamo riattivando la soglia energetica del nostro corpo. Dice, ma perché fate questo? Siete matti, no? Cioè, uno ha un problema,
e tu lo fai urlare. Ma qual è il motivo? È molto semplice, che per poter raggiungere un obiettivo di cambiamento io ho bisogno di molta energia, ed è energia non mentale, neurofisiologica. Cioè, se io sono in uno stato depressivo e mi dico con la testa voglio domani fare questa cosa, ma se ho bassa energia non riesco a farlo, che cosa si fa nel lavoro di psicoterapia? Si lavora sulla riattivazione energetica, perché solo quella persona, quando avrà un'energia, potrà raggiungere il suo obiettivo. E questo poi entra nel mondo dell'individualità, cioè c'è chi ha poca energia perché ad esempio ha bloccato nella sua vita la rabbia. C'è persone che io arrabbiarmi non posso. Altre persone hanno ridotto l'energia vitale per il terrore o la paura. Cioè, se io mi manifesto, nel mio passato qualcuno si è arrabbiato molto con me o mi ha spaventato, quindi voglio stare buoni e tranquilli. Ma vedete, se io sto buono e tranquillo, non ho vitalità. E se non ho vitalità, come faccio a risvegliare il daimon che richiede energia? Questo è uno dei motivi, ad esempio per cui nella pedagogia biosistemica o nella pedagogia psicocorporea, il lavoro con i bambini non è di fare in modo che stiano buoni, fermi, seduti, ma che prendano contatto con tutta la gamma delle emozioni. Perché solo se io conosco il mio mondo emozionale, allora ho una buona speranza che nella mia vita si svilupperà il desiderio che trasforma, cioè che mi porta fuori da me, che mi aiuta a vivere meglio con gli altri, piuttosto che il godimento distruttivo, perché alla lunga ogni godimento è distruttivo. E purtroppo la vita è così, cioè tutte le cose piacevoli ci fanno male, il caffè, no? Le sigarette, cioè tutto ciò che ci fa un po' godere, ci fa male. Quindi è evolutivo, purtroppo, nella vita non sostare sul contenuto, ma transitare un po' sul desiderio. Detto questo, due ultime cose, le prendo un attimo e vorrei con voi arrivare alla conclusione. E due cose molto semplici, e poi apriamo un po' la riflessione al dibattito. Ne avete incontrato però nel titolo anche un'altra parola, la libertà. Il desiderio e la libertà. Il desiderio è il falsimento della libertà. Allora, due parole velocissime su questo perché si collega. Potremmo dire questo: non c'è desiderio nella vita se noi non siamo liberi. Però attenti anche qui, di quale libertà stiamo parlando? La libertà dell'elettrone che dicevamo prima, cioè sono libero di fare qualsiasi cosa, ma in realtà come l'elettrone rispetto al nucleo posso andare dove voglio, ma è sempre un movimento ingabbiato, non c'è una libertà di azione. Stiamo parlando della libertà postmoderna o ipermoderna, come parlava Ricoverti, cioè la libertà di aver distrutto o ucciso il padre, metaforico, cioè quello, la legge, ma che in realtà ci ha reso orfani, tanto che oggi il nostro non è più il tempo della nevrosi, ma è il tempo della psicosi. Cosa vuol dire questo? Esempio molto concreto, ma si ricollega al desiderio. Il tempo della nevrosi ha a che fare con: io voglio fare il pittore, però tu mamma mi dici devo fare l'avvocato. Lotta, cioè mi devo conquistare la libertà. Io vorrei dire le parolacce, però qui dentro non si può, la morale, il grande padre, il vertice, sono costretto a lottare. Questa è la nevrosi, no? Cioè l'impossibilità di essere fino in fondo quello che sento di essere o di fare quello che posso fare. E quindi in questo la mia energia ritorna un po' indietro, devo fare i conti con la realtà. Ma noi viviamo un altro tipo di libertà, non quella nevrotica, quella psicotica, che è quella degli adolescenti spesso attuali, che non è più: io ho questo desiderio da artista ma non posso realizzarlo. Ma no, ritorniamo alla carne, io ho il desiderio vuoto, cioè non so cosa voglio, non so cosa mi piace, cosa senti dentro, niente. Questa ad esempio è chiamata la clinica del vuoto, cioè tutto quello che sta caratterizzando nell'ottica di una libertà vuota le nuove generazioni. E ecco perché parliamo di desiderio, perché siamo molto lontani dalla possibilità di ritrovare il desiderio se siamo nella libertà psicotica, cioè non so cosa sento. E adesso? Ecco allora che un buon lavoro che
dovrebbero fare gli educatori, gli insegnanti, i counselor, i pedagogisti, i genitori, cioè tutti coloro che si occupano di relazioni di aiuto, e questo è il motivo per cui noi facciamo la formazione a chi opera nell'ambito delle relazioni di aiuto, dovrebbero aiutare, attenti a questo passaggio, a desiderare di desiderare. Questo è il grande paradosso. Cioè, nel mondo che ha perso il desiderio, il compito dei Virgili, della situazione degli educatori, è aiutare a risvegliare il proprio desiderio. Ma prima ancora di risvegliarlo, siccome in questa modernità la libertà non ci mette mai a contatto con quello che siamo, dobbiamo fare ancora un passo indietro. Cioè, io, nel mio rapporto di counseling con te, oltre che sentirti più vivo, con più energia, e aiutarti a andare verso quella fonte che a te inizia il cammino all'alba, ma non è detto che lo incontri a mezzogiorno, non è detto che arriva subito, forse arriva al tramonto, forse, e forse non si trova neanche bene la fonte. Quindi attento, rispondiamo alla modernità o le terapie dell'efficacia, dell'efficienza, che con tre sedute uno cambia, uno guarisce, perché il luogo del cambiamento è il luogo del mistero. Allora, se il luogo del mistero e tu sei un mistero, il mio compito è di aiutarti a conoscerti un po' di più e quindi di aiutarti a desiderare il desiderio di avere finalmente un desiderio in te. Questo oggi è il ruolo dei counselor, dei terapeuti e degli educatori. E se facciamo questo, allora siamo in un buon desiderio e in una piena libertà di noi. Se noi non lavoriamo su questa libertà, subentrano i falsi miti della libertà. Quali sono i falsi miti della libertà? La nostra modernità è piena. Fai quello che vuoi, no? Quel devi godere da cui siamo partiti. Un altro falso mito della libertà è il consumismo. Cioè, dice il poveri nell'uomo turbo consumatore, se io consumo esisto, se consumo sto bene, quindi sono libero. Però poi accade, come è accaduto l'altro giorno di consulenza, che i miei genitori spaventatissimi o arrabbiatissimi, ma neanche più di tanto, perché se erano un po' più energici magari avrebbero fatto un'azione un po' più diretta, vengono spaventatissimi perché questo figlio è andato a rubare dalla cassaforte dei nonni 2.000 euro e loro dice li ha sputtanati, scusate la parola, però è un colloquio tecnico, ma loro dice li ha sputtanati, cioè cosa ha fatto? È andato a comprarsi un iPhone, il telefono di nuova generazione, ok, e poi è tornato a casa e dice sì, no, ma però mi ha regalato un mio amico. Ecco, questa è la falsa libertà. Libertà è la libertà dell'onnipotenza, cioè quella di chi sempre più sposta la sua identità dal reale al virtuale. Perché esiste, c'è questo passaggio dalle relazioni faccia a faccia alle relazioni virtuali? Per un motivo molto semplice, perché nel virtuale io sono libero di essere onnipotente, cioè posso costruire qualsiasi immagine di me e nessuno me la distrugge. Voglio essere alto? Sono alto. Voglio essere bello? Sono bello. Voglio essere intelligente e pieno di soldi? Lo sono. Nessuno me la mette in discussione. E questo spiega come mai in Giappone, ma anche in Italia, no? Ci sono gli hikikomori, che sono gli hikikomori, cioè quegli adolescenti che scappano dalle relazioni, si chiudono il venerdì e escono il lunedì dalla stanza in pigiama col computer, cioè vivono lì, perché lì l'onnipotenza non è distrutta. Mentre se io frequento Domenico, dopo un po' Domenico mi dice, sai che forse non sei così bello come hai detto? Sai che forse non sei così brava a parlare come mi hai detto? Cioè l'altro può smontare la mia onnipotenza. Quindi l'onnipotenza è un altro falso mito della libertà. Ve ne dico uno, cioè, ce ne sono tanti, ma avremo magari l'occasione un po' anche nei prossimi incontri o nei seminari in cui lavoreremo insieme. Ce n'è anche un altro che mi sta a cuore, perché è un ribaltamento dell'ipermoderno, del postmoderno, l'autonomia. L'autonomia è un falso mito della libertà. Cioè, ci hanno raccontato per tanti anni che noi non dobbiamo aver bisogno degli altri, che dobbiamo farcela da soli, dobbiamo reggerci sulle nostre gambe, che in parte è vero, cioè ci mancherebbe, se viene una persona che ha una dipendenza affettiva, quello che io dico, ok, metti, calza bene questi piedi a terra e senti, come se fosse un albero che ha radici, se puoi reggerti in piedi da sola, ok, l'autonomia.
Ma qual è invece la finta autonomia? Quella dove noi bastiamo a noi stessi. Ah, mi ha detto un piccolo psicologo, che sono magari denunciato, mi ha detto il counselor, mi ha detto il counselor che ecco, io devo occuparmi con di me, devo stare bene con me stessa. Allora vado in palestra, però non sto ancora bene, allora vado a fare anche il massaggio, però non sto ancora bene, allora vado a fare l'aperitivo, no? Adesso scusate, ma ironizzo e banalizzo un po'. Questa è una falsa autonomia. Perché? Perché in questo modo noi perdiamo il senso stesso del desiderio. Il desiderio crea legami. La finta autonomia spezza questi legami. Non è a caso che noi lo ritroviamo poi quando lavoriamo in educazione, cioè quanto oggi l'educazione è privatizzata al nucleo familiare, non ci sono più legami dove l'educazione di qualcuno è affidata alla comunità educante. Cioè, c'è una bella frase, no, che viene dalla cultura africana: per educare un bambino ci vuole un villaggio. Noi abbiamo fatto l'opposto. Mio figlio, ci penso io, cos'è che ha detto maestra? Gli hai dato dell'asino, ti denuncio. Certo, poi se avviene, come leggevo l'altro giorno in giornale, che ha messo la telecamera in 8 giorni, questa maestra ha dato una fila di sberle, allora in quel caso è un altro discorso, che non è il falso mito della libertà, ci sono proprio schiaffoni, no? Andiamo a cedere quel che diceva. Però che cosa sto dicendo in questo modo? La possibilità che se noi andiamo a rompere le gambe, a pensare all'autonomia dove io non ho bisogno di niente di nessuno, beh, noi implodiamo alla fine del godimento vuoto. Dopo devo andare a fare l'aperitivo per sentirmi bene, ma non ho costruito il legame di senso con gli altri, niente che attraverso il desiderio mi muove verso quella fontana. Ecco, questi sono un po', come dire, alcuni possibili miti della libertà. E chiudo in questo modo dicendo: che possiamo fare? Perché tanto poi arriva la domanda, cioè, bene il discorso, quindi quagliati, vedendo che la signora la conosceva, lei è molto brava. Un insegnante di vecchia data, perciò. Quindi andiamo al dunque. Grazie. È un signore della patria, le 8. No. Finito, mi schiamo, non posso rispondere. Che ore sono? Non lo so, ma andiamo al dunque. 20 minuti. Beh, c'è una cosa che possiamo fare, nel senso, come ci riprendiamo? Una libertà autentica e non una falsa libertà, come possiamo andare dal desiderio, dal godimento fasullo al desiderio? Beh, tre indicazioni o tre semplici cose. Il primo è il ritorno al corpo, cioè se il desiderio abita dentro il nostro corpo, noi non dobbiamo fare viaggi pindarici chissà dove, dobbiamo cominciare a sentirci. Se noi impariamo a sentirci, sappiamo riconoscere il desiderio. Come farlo? Beh, ci sono tanti modi. Tonino Guerra andava a mettere la testa in mezzo al mandorlo, scrollava col mandorlo e dal profumo aveva un'esperienza che lo riconnetteva profondamente a sé. Alcuni vanno a fare l'incontro di causa, dove si urla, si salta, si sbraita, si scalcia, semplicemente si piange, cioè dove il lavoro, o si ride anche, no? Se non si spaventa tutti, no? Si ride anche, dove semplicemente il lavoro con la propria corporeità ci riconnette profondamente con lui e riconnette pancia, testa, braccia. Nel primo cristianesimo aveva una forte componente legata alla corporeità. Tanto che all'inizio Luca diceva: il regno di Dio non cercare fuori, il regno di Dio dentro di te. Ma che cosa stava dicendo? Fallo a sentire, ricercalo nella tua profondità. Cioè ogni tanto nella vita dobbiamo mettere lo scafandro, quello dei palombari, per andarci a sentire un po'. E questa è una piccola indicazione per poter arrivare alla verità un po' più profonda di noi. Non quella assoluta, perché ciascuno di noi dentro ha la sua verità, quella un po' più assoluta, quella un po' più profonda. Una seconda indicazione è riaprirci alle relazioni. Se questo è il mondo del narcisismo, degli disturbi border, cioè degli disturbi di confine, dove c'è io e basta, dobbiamo abdicare un po' a noi, dobbiamo cominciare a saper lasciar morire un po' le nostre verità e incuriosirci all'altro, perché l'altro è fonte spesso di desiderio. E questo lo si trova nel rapporto affettivo d'amore, questo lo si trova nel rapporto amicale, dove io ogni tanto non so bene perché, ma
faccio quella telefonata a quella persona. Oh, sei stato posto un po' meglio. Ma non perché mi sono sfogata e l'altro mi è stato a sentire come un oggetto di svuotamento, ma perché l'altro ha condiviso l'esperienza con me. Quindi dall'ascolto del mio corpo il passaggio è all'ascolto delle relazioni. L'altro che sta insieme a me e possiamo condividere qualcosa insieme. Una terza indicazione molto banale per vivere un po' meglio la logica del desiderio, corpo, relazioni, beh, io la metto un po' lì, è la trascendenza. Però non mi guardate in modo strano, non è esoterica, non è spirituale, non mi chiedo di andare a fare le camminate sui carboni ardenti, di vedere gli angeli, Dio, no, ok, almeno quello che dico io, poi insomma, è quello che voi. Che cos'è la trascendenza? È la possibilità molto semplice che le cose nascono in noi ma non finiscono in noi, che noi siamo semplicemente l'idea di qualcosa che viene e continua, e la trascendenza è quell'esperienza che si sperimenta nell'innamoramento, nel desiderio, che ci porta un po' fuori da noi, ci porta fuori dalla ragione. Perché dico la ragione? Non per demonizzarla, dalla razza, la razza è dal campo, il baratto, dobbiamo uscire dalla ragione per un semplice motivo, perché con la nostra ragione siamo diventati degli animali perfettamente capaci di distruggere il mondo. E questo è perché abbiamo la ragione, eh? Dice, pensa se non l'avevamo. No, se non l'avevamo, o meglio, ne avevamo un po' di meno, o meglio, non eravamo, ma questo l'abbiamo detto anche l'altra volta, se non siamo un po' meno lucidi, siamo un po' più emozionali, possiamo pensare che noi siamo un tutt'uno con qualcos'altro. E allora questa è la, vedete, la trascendenza avviene in queste piccole esperienze che alcuni chiamano di illuminazione, boh, chissà se è vero, non so, no? Che è una cosa molto semplice, cioè arrivo in quel prato e riesco a sentirmi, non ve lo leggo perché è un altro brano, un po' più lungo e ormai è tardi, arrivo in quel prato e riesco a sentirmi come quel filo d'erba dove ho poggiato la mano, cioè sono uscito un po' da me e mi sento un tutt'uno con quello che mi sta attorno. Questo può riportarci dentro un sano desiderio e un buon livello di libertà, che non è false miti, ma è una buona libertà in contatto con noi stessi e con gli altri. Su questo mi fermo, così adesso potete finire. Un'altra idea, oggi più oggetti, quindi più giochi tattici, cioè dal punto di vista informativo, sì, viene dato al bambino, più oggetti, quindi il bambino più può aumentare la sua intelligenza, sì, conoscenza, cioè aprire. Come si mettono insieme? Ecco. È verissimo quello che dici. Però facciamo la distinzione. Facciamo la distinzione che diceva Lacan, o quella che per chi è lettore di Bauman, della società liquida, no? Questo è un tema che ormai da anni viene portato avanti. Facciamo la distinzione fra l'oggetto di desiderio di crescita, che stimola l'intelletto, e il gadget. Il gadget sostituisce qualcosa. E cos'è il gadget? Quando il ragazzo prende i soldi e va a comprarsi un cellulare, sostituisce il padre con un gadget. Cioè, non è più importante l'autorità, non è più importante qualcuno che mi ama, è importante il gadget, l'oggetto. Questo è quello che Bauman chiamava il passaggio dal padre al gadget. Cioè, gli oggetti sostituiscono il padre. Diverso il discorso invece delle stimolazioni. Cioè, fortunatamente, tutti gli psicologi dell'età evolutiva ci hanno dimostrato che se il bambino viene stimolato, anche qui dovremmo pensare che tipo di intelligenza, però se il bambino viene stimolato sviluppa un'intelligenza intuitiva, di insight, di stimolo-risposta maggiore. Però c'è un punto, e faccio un esempio molto concreto di quello che quotidianamente io vivo, nelle scuole, il passaggio dalla lavagna con i gessi alla lingua, che è fantastica,
perché è uno strumento che permette di, con la lima, la lavagna multimediale, quella che c'è in classe, la possibilità di andare su internet, vedere delle cose, cercare, quindi stimola un bagaglio di informazioni maggiore. Fatto salvo che Dio dice, attenti, perché noi siamo intossicati da oggetti beta, cioè molte informazioni che invece di stimolare la mente a riflessione, appiattiscono. E ti faccio un esempio molto banale, no? In una scuola stavo lavorando ero al lavoro sul bullismo e loro dovevano disegnare degli animali. Cioè, chi disegnava? Il cammello, il gatto, il cane, ognuno aveva l'animale. Cosa fanno appena io chiedo di disegnare? Si alzano, corrono tutti quanti insieme, vanno alla lingua e digitano cammello, escono 10 immagini di cammello, quello. Per sé, nell'ottica moderna, va bene, ma che cosa fa questo? Blocca il processo di simbolizzazione di meta riflessione di fantasia, cioè non esiste più un cammello a testa, esiste un cammello, e questa è la standardizzazione, per cui non so se ti ho risposto su questo aspetto, buono quando, che possono potenziare delle aree cerebrali, eccetera eccetera. Attenti quando invece si trasforma in gadget o in oggetti beta che il bambino diventa, no? Perché si vede questo a livello neurofisiologico, e sono molto più capaci di un'intelligenza di insight. Cos'è l'intelligenza di insight? Stimolo risposta, intuisco. I bambini attuali hanno un'intelligenza di insight molto più evoluta della nostra, ma a livello di meta riflessione, cioè quando devono andare a costruire un tema, non ce la fanno. E qui c'è la grande sfida educativa. C'è chi ancora è preistorico, e io mi ritengo un po' preistorico, che insegue la meta riflessione, perché nell'ambito della consulenza del campus lavoriamo sul preistorico, cioè sul senso della vita, e chi, come a volte anche all'università, insegue questo tipo di intelligenza. Vuoi entrare in facoltà? Bene, una domanda, una vera, una mezza vera, è una falsa, e su questo si misura l'intelligenza delle nuove classi produttive. Non so, ho due o tre le sue conclusioni. Cioè, è un inseguire un'intelligenza nuova, cioè un nuovo modo di essere ipermoderni e iperefficienti, che va bene. Però appunto quando io sviluppo solo questa e vado dal mio campo, lo dico, ho la depressione piuttosto che sto male, non so fra Giuseppe e Giovanni chi scegliere, io in crisi, perché il punto non è decidere, ma è domandarti profondamente. E alcuni non lo fanno, e semplicemente fanno la lista della spesa e dicono, allora Giovanni è andato a Mercedes, i soldi, e sì, è poco effettivo, però volendo ci sa fare. 5 punti. Antonio, detto, non può le scatole, mi ama molto, però Giuseppe, ok? Perché questo è il modo con cui noi stiamo arrivando a costruire il nuovo senso della vita. Mentre purtroppo per noi preistorici la domanda è un'altra. A volte quando qualcuno mi porta questo tema, io faccio un'altra domanda, che è tra Giuseppe e Antonio, ma tu ti senti in grado di far felice uno di questi due? Allora lì si apre, se la persona accetta, mi dà uno schiaffo, dice, oh, io faccio, no, il problema è mio, no? E tu mi dici, no. Sì, quella persona accoglie, e allora si può iniziare un lavoro un po' più, come dire, un po' più profondo, un po' più di senso. Ok? Bene, un'ultima domanda, sperando che non vi abbiamo annoiato troppo. Non difficile però, No, molto semplice e veloce. Come le semplici sono sempre più difficili. No, cioè, prima lei diceva insomma, che bisogna insomma, educarci al desiderio. Forse più vale anche educarci al sogno, cioè era la stessa, cioè desiderio uguale sogno. Mi rimanda, non so se può essere d'accordo, l'idea del sogno più di una rappresentazione legata alla, non tanto alla scoperta di qualcosa di interno. Il sogno abita più la parte, la neocorteccia,
cioè tanto che noi sogniamo con la neocorteccia, con la ragione, e che costruiamo per, come dire, iniziare a immaginare l'idea di qualcosa che ci renderà pagati o felici. Quando farò il ballerino sarò, ok. Quindi, piccola distinzione, abita di nuovo l'io, il sogno, perché abita la capacità di simbolizzare e di idealizzare. E vedi, questo accade anche nei sogni notturni, no? Finché noi siamo piccoli, diceva Freud, abbiamo sogni preelittici, cioè senza simboli, sono sensazioni, oppure di soddisfazione immediata. La mamma mi impedisce di mangiare le fragole, mi sveglio la mattina dopo e dico: buone le fragole che ho mangiato stanotte. Cioè, sotto le fragole le mangio. Questo è il sogno preelittico. Quando noi adulti facciamo i sogni preelittici, è un casino, Perché è un casino? Perché sogniamo le sensazioni. Cioè, non sogno che con la macchina cado dal ponte e quindi cadendo immagino l'angoscia. Non ho la simbolizzazione, ho solo l'immagine, non ho l'immagine e la simbolizzazione, ho solo la sensazione. E se avete fatto dei sogni in cui sentivate l'angoscia, cioè quelli preelittici, capite che è complicata la vita. Cioè, ci si sveglia e ce la si fa addosso, perché sono molto intensi. Quindi il sogno, potremmo dire, il progetto, il sogno, il progetto di vita, abita più l'io o l'identità. Cioè quella cosa che penso che una volta che avrò realizzato mi renderà felice. E purtroppo i sogni, Cenerentola era avanti, i sogni sono desideri. Ecco, in questo caso potremmo chiudere dicendo, rispetto a quello che abbiamo detto questa sera, i sogni non sono desideri, non sono desideri, ma sono progetti. La vita è un sogno, la vita è un sogno, lo diceva il Barzullo. No. Sì, no, sto scherzando, era che no, diceva che avrebbe. Okay. Quindi il sogno non è un desiderio, ma è una. La progetta, abita i nostri progetti. Sì. Intuisco che quella cosa. Allora che cos'è il desiderio? Ma lì che conferenza è stata? Cioè, a questo punto, avendo seguito tutto, mi pongo che cos'è il desiderio? Cioè, se è un ricercarlo nelle proprie sensazioni, nella pratica, concretamente, come faccio a scoprire, individuare il mio desiderio? Adesso la domanda è molto chiara. Sì. Bene, le tre piccole indicazioni che danno, no, sulla libertà e desiderio, ci riportano un po' in Gallia con Cesare, i Galli e i desiderantes. Come si fa? Dobbiamo ritornare sulla palizzata a guardare un po' le stelle, desidera, cioè a essere aperti alla possibilità che qualcosa arrivi, come i soldati che tornavano, e rimanere profondamente in ascolto e in attesa delle nostre sensazioni più profonde. Se facciamo quello incontriamo il desiderio, se non facciamo questo incontriamo i sogni, i progetti. E sapete, oggi nella modernità ci sono tante terapie che lavorano su questo, le terapie cognitivo-comportamentali, le tecniche di autoefficacia, empowering, le tecniche di potenziamento, empowering l'autostima, realizza quello che vuoi diventare, realizza il tuo sogno. Benissimo, per alcune persone questo è buono. Purtroppo io sta roba non la so fare, cioè so complicare un po' con le persone la possibilità di raggiungere una profondità e di provare a vedere se lì il desiderio, come il timer adolescenziale, si può manifestare. E quindi, che dire, se qualcuno farà qualche seminario con noi, si metterà come Torino Guerra in cammino verso la fonte del Marecchio, la troveremo? Un vecchio ci ha detto che più o meno da quelle parti c'è, e non ce l'ha neanche detto quando ci si badava, e magari a volte si arriva, si dice speriamo presto, no? Speriamo di arrivarci presto, e si arriva e si può dare profondamente senso.
Per cui la conclusione è un po' questa: se c'è il desiderio, la vita è profondamente in contatto, noi siamo profondamente in contatto con la vita. Se non c'è desiderio, noi viviamo, e a volte viviamo anche da Dio e viviamo bene, e ci sentiamo bene, ci piacciamo, abbiamo l'autostima. Ma non abbiamo forse risposto alla domanda più profonda, legata al sentirmi profondamente dentro. Direi che possiamo fermarci. Grazie.